bentrovati live from Capri Hollywood Digital, una giornata ricchissima di ospiti. Si è appena concluso un bellissimo incontro con Pietro Castellitto, filmmaker dell'anno, e poi Donato Carrisi, la leggenda, Dario Argento e ancora tantissimi altri amici, Antonio Manetti. Poco prima abbiamo avuto un panel tra produttori con Donatella Palermo in corsa per l'Oscar insieme al suo regista Gianfranco Rosi per Notturno e Aurelio De Laurentiis, Iginio Straffi, il buon Andrea Iervolino, e poi ancora prima un dibattito molto acceso, molto bello tra Edoardo De Angelis e Paolo Genovese. Ma adesso da Capri voliamo magicamente a Hollywood con un grande italo-americano originario da Gioia del Colle. Eccolo lì, Joe Mantegna. Buonasera, anzi qui buonasera, buongiorno Joe. Mi senti, Joe Mantegna? Joe, mi senti? Prima si sentiva benissimo, Joe, adesso me lo sono perso. Bene. Dove sei? Sei? Io bene. Oh. Io in California, a Bonn, in Los Angeles, è bel tempo oggi, è buono. Grazie. Che meraviglia ritrovarti. Mi manca molto Los Angeles. I miss a lot Los Angeles. Yes, it's well, I miss Italy, I miss Italia. Mi cuoro in Acquaviva della Fonte e in Calasciabetta, Sicilia, due città di famiglia, mio padre e mia madre, mi piace Los Angeles. Ma tua figlia Gia Mantegna parla italiano o no? No, io parlo brutto italiano, io parlo meno, mia figlia Gia un'altra meno, ma difficile parlare un'altra lingua in America. Vedo anche sullo sfondo Sheryl Boone Isaac, che è stata per tanti anni la presidentessa degli Oscar. Joe, I can't hear you well. Can you see me Okay, now? wait, let me see. Joe, ci sei Maybe adesso? I can change. No, I can hear you Maybe now. I Now can I can hear change. you, Joe. You can hear me? Okay. Benissimo. So let's Okay. speak in English because we have also Sheryl Boone with us. I can see a beautiful house. Okay. And now I can see even more beautiful Sheryl in person. Hi. How are you doing? Buonasera. I am well. Bueno. No, I'm bueno. I'm trying to turn this up so I can hear you. I hope so. Bueno è spagnolo. Okay, is that better? Sì, vedo anche Marianna Fontana, bene, che meraviglia! Bene. Marianna, ciao! Ciao! Ciao Pascal, buonasera! Oh, mi vedete? Sì, benissimo, benissimo. Eccomi. Eccola lì, la piccola grande attrice Marianna Fontana, che è venuta a Hollywood con noi a presentare il film Capri sì. Revolution di Mario Martone. Sono felice di ritrovarti, Marianna, in questo fine anno. Come hai visto, c'è con noi Grazie, Pascal. l'ex presidentessa degli Oscar, Sheryl Boone, e poi Joe Mantegna, una leggenda italo-americana come tanti artisti italo-americani che dettano legge a Hollywood. Tu a Hollywood sei stata per la prima volta con noi. Quando ci torni da attrice di un film protagonista? Vediamo, Pascal, vediamo. Stai lavorando? Sì, sto lavorando. Che cosa hai fatto in questo periodo? Beh, in questo periodo sto lavorando al film di Rubini sui De Filippo e insomma, quindi sono impegnata su questo set e poi insomma si sta a casa e si mantengono ovviamente si rispettano le regole, ecco. Joe! Sì.
So, how was your Christmas? Good, very good. Bon, very nice. Buon Natale in Los Angeles. Let's speak in English Okay. so we make a longer speech. Oh, yes. Yes, I had a very nice Christmas. I talked to my relatives in Italy, my cousin Nicola, who owns an agriturismo in Acquaviva della Fone. I spoke to him. I spoke to my dear friend Sergio Boldrin, who lives in Venezia, who was a mask maker in Venice. So it was very nice. I was able to talk to my relatives in Italy, and so we had a very nice holiday. When it comes Christmas time for Italian American, it starts to be emotional. Yes. Well, we cook all the foods that I grew up with that my grandparents and my parents would make. So, on Christmas, on Christmas Eve, we have all the seafood, we have the bacala and all the different kinds of the seven fishes, pesce, molto pesce, molto fish. And so it's very nice. We have a strong Italian American Christmas, yes. And Cheryl, how was your Christmas time? I know that you moved with your house, but I mean, do you feel the Christmas atmosphere so far in Los Angeles, or COVID-19 has got all your attention, and maybe we don't have any more strong feeling for holidays? No, I love Christmas. I'll always love Christmas. I got my tree up. And most importantly, my son and his girlfriend are here. They've been here for a week and are going to stay till the new year. So I couldn't ask for a better Christmas ever, ever. Yes, it's a good news. Let me say Yeah. hello, lasciatemi salutare anche Piera De Tassis, presidente dei David di Donatello. Tanti auguri, Ciao, Piera, sono auguri. felice che tu sia qui con noi. Happy Christmas and Happy New Year. È un momento complicato per il Christmas. cinema, però insomma ci Sì, lo stiamo facciamo in difendendo, stiamo italiano? cercando di portare avanti questa manifestazione. Devo dire, è stata un'impresa, ma Bravo. considerando il risultato che stiamo avendo con la partecipazione e l'adesione di tutti gli artisti, sia italiani che internazionali, devo dire che è un grande traguardo. No, sei stato molto bravo, molto, come si dice, molto anche coraggioso come quest'anno. Mi senti? Benissimo. Come quest'anno, diciamo, tutti coloro che hanno voluto veramente resistere e pensare che è adesso che bisogna costruire, riflettere, pensare, mettere in campo tutte le forze per ricominciare, perché non si può pensare dopo quando sarà il momento, è adesso, è quest'anno che abbiamo dovuto rimboccarci le maniche. Comunque, bravo, dove sei? In piazzetta? O Sono in piazzetta, è un naturalmente. fondo? The virtual piazzetta of Certo. Capri in my office, close to Piazza del Popolo. You see? Nice office, very nice Do you office. recognize Cheryl, Yes. the Capri piazzetta behind Michael. me? Are you talking to Cheryl? me? Yes. Yes. Do you recognize the Piazzetta o Capri behind me? Oh yeah, now I do. It wasn't on the screen a second ago, but now I see it. Yes, I miss it so much. Yeah, we miss I you. It hope was next 1 year year. ago you were here. Yes. Believe me, it's been an amazing difference in 1 year. An amazing difference. Yeah, We read amazing difference. the very tough stories on Los Angeles Times that you have a serious problem with the hospital. There are a few emergency places left. We read on LA Times very, very bad news about health Yeah. care in Los Angeles. Yes. I stay home. I mean, I go out to do the essential things like to the market, but other than that,
I'm home. So I'm glad I'm at a home where I really like it. I have my tree for Christmas and a lot of Zoom calls these days. A lot of Zoom calls with my friends from around the world, including friends I have met at either Ischia or Capri that I'm still in touch with. So it's the connection has been wonderful. So Joe, you still in Malibu, in your house? I have due casa. I got two houses. I have one in Toluca Lake, and then one out in Ventura County. Yes, on the ocean. So it's nice. I feel very blessed because I can split time, which helps alleviate some of the, what we're all going through. It's been a terrible year, obviously, for the entire planet, but we'll get through it. The way I look at it is like it's our World War II. My parents and the generations older than I had to go through a terrible time back in the 40s and late 30s, early 40s. And so this is something we have to get through, and we will. And but I feel very blessed with my life and my family and my children. So I can't complain. It's all been very good. Marianna, qual è il tuo Sì. stato d'animo in questo periodo? Molta confusione, Ciao Piera, approfitto disorientamento. per salutare Piera. Ciao, ciao Marianna. Ciao Marianna, cara, non Auguri. sapevo se eri collegata, volevo salutare. Auguri anche a te. Bella che è. Vedi che bella che è Marianna, Pascal, qual è Marianna. il tuo stato d'animo? Molto disorientamento anche Sì. tu? Beh, sì, comunque c'è un clima un po', diciamo, particolare, però piano piano, sperando con tutte le precauzioni possibili, anche con i vaccini, che la situazione migliori e sperando che questo 2021 possa essere migliore, ecco. Certo. Stamattina ho sentito una notizia molto divertente rispetto al Davide Donatello, che praticamente c'è un Davide Donatello che hanno dato a Edoardo De Angelis, i due David uniti per il film Indivisibili. L'hai visto anche tu questa statuetta? Sì, mi ricordo che Sì. c'era, sì, Beh, mi sì, ricordo. è un. No. Sì, non era ufficiale, diciamo che insomma, era un riconoscimento per le gemelle siamesi, che erano Angela e Marianna. Quindi, Sì. però, non era ufficialissimo, diciamo, non abbiamo unito i due Davide, ancora. Non l'abbiamo ancora fatto, un joke, diciamo. Dove l'hai letta questa notizia? Guarda che Pascal è pericoloso, legge notizie ovunque. Da dove sta, legge. Ovunque. Non Sì, fidatevi di leggevo. Pascal, è tremendo. I wanted to inform you that I might Yes, but be talking alone a little moment because while I'm with you, I am linked with the Rai Television for news program, but I don't want to leave you. So if all of a sudden I start talking in Italian, just saying hello to somebody, don't get that I freaked out, but because I'm already freaked out. But I will, it's a short news that we're giving to amplify this Capri Hollywood Digital system. Because the news is connecting with me, but I don't want to leave you, so it will be like very short time, and you will be watching me. Maybe I will. Tu puoi far vedere magari in un secondo. Io parlo di tutti e sei, sono collegati adesso con noi. Quando io proprio li cito, capito? Voglio dire, quando siamo in diretta con la Rai, io parlerò con il giornalista Rai e dico: in questo momento sto facendo un panel con Piera De Tassis, John Mantegna, Michel Burnow e Marianna Fontana, capito? Quindi me lo chiamerò. Per cui scusate, Piera e Marianna, se nel frangente all'improvviso cominciassi a parlare da solo, probabilmente vi avviserò un secondo prima, ma avrò un minuto in cui mi collego col TG3 che mi fanno un'intervista rispetto a Capri Hollywood e poi ripartiamo subito. So, Joe, Bene. I was saying that is a very Ok. screen scenery.
So far, I mean, what is the feeling in Los Angeles for you that you are very busy and very also focused on your job? Yes, well, they're doing some work here under very, controlled conditions, and obviously as the vaccinations become more prevalent, it will get easier. I'm supposed to start a new television series for Amazon in end of February, and we will see if everything is goes according to plan. But we're doing the best we can. It's a difficult time for everyone, and we're just doing everything we can and just trying to be safe and get through this. And like I said, hopefully by this, this is just something we have to deal with, and not just our industry, but every industry in the world. So it's we will get through it. It's okay. Jerry, finally, America get rid of the past president. Now the resurrection. We hope that soon America will get back because we want America very strong. We cannot imagine American weak. Right. Right. Yeah, So absolutely. this moment is very complicated. It is a moment where you go from a disaster to the resurrection. Yes. Yes, we hope for the best. What is the feeling? I mean, I heard that the opening of the Oscar, the Academy Museum will be postponed again. The Renzo Piano Yes. building will be not open until next year. No, Yeah, September. Yeah, September of 2021. It moved from that. April to September. I mean, it's a never-ending story with this building. I send it all my good energy and all my good vibe and wish them all well. It's a very challenging time for every and all, and that's just one aspect. But certainly the Academy wants to keep its members and its visitors safe. So they've decided to push it back, which is probably a smart thing. And I just hope in September that we're all free and able to travel and move about and to get a hug. I'm missing hugs very much. You've been president of the Academy for 4 years. Yes. So the building was started when you were president or even before? The building was started. I'm trying to think if, because before I was president, I was first vice president. I was on the board for 24 years. So the conversation of the museum has gone on for quite a long time before the decision was actually made to move forward, because of course it was a different business and we had to understand that business. So I've been involved with the museum for quite a bit of time. Yes. Do you think that the Oscar will take place physically this year, or as Piero Tassis did with the David Donatello, it will be a digital ceremony? I think it's too early for everybody to know. As you're aware, each day it seems something shifts, something changes. So I feel that the Academy is probably looking at all of the possibilities from virtual to in person. And as time gets closer and we see the benefits of the virus, and certainly to see the catastrophe, which is now, as you've mentioned, with the health systems of Southern California and of Hollywood. So it's very hard to say right now, but I know they will do the best that they can, and they've hired three fabulous producers. So I think it'll be a good show, however it turns out. And what I hope is that everybody recognizes that the award season completely, not just the Oscars, is a major celebration of the brilliance of our filmmakers and from around the world. And we really, really should celebrate that
And I hope that all of us in the industry and the public as a whole around the world participates in seeing screenings and listening to Q&As and staying involved with the medium that we all have grown up with and that we all love deeply. That's my wish for the new year. So, Joe, what's your feeling about it? The Oscars should take place physical, in person, or you could accept a digital way? I think we have to go. We have to follow the science. We have to follow what's best for the health, because we set an example. First of all, the film industry, you know, people look to it and are affected by it and by our behavior and what we do. So we have to be very smart. So if the smart thing to do is to do it digitally, then that's what we should do, and we should not encourage anything of getting together with large groups of people until we absolutely feel it's safe for everyone. And so I think we're in a position where we will set an example, and so it's very important we do that. So as was just said, I think it's important. We just have to wait and see what the situation is at the time. I would tend to think the way it's going with the vaccinations and this, that, and the other, it would probably be unlikely we can do anything in large groups, you know, early into this coming year. And it might be more realistic to think more what would happen in the summer and beyond in terms of trying to get together, you know, large events like that. Piera, voi siete stati costretti a dare i David Donatello attraverso una cerimonia presentata da Carlo Conti che si avvalsa molto delle tecnologie, che ha avuto anche il suo fascino, devo dire. È evidente che però insomma è mancato quell'entusiasmo, quell'enfasi che è proprio doverosa per un award show. Ricordo il tuo debutto lo scorso anno da presidente dell'Accademia del Cinema agli Studios, dove hai avuto un gruppo di premiati e di premiatori invidiabili per ecco, Cuaron, appena arrivato da Los Angeles pochi giorni prima aveva vinto l'Oscar, e Uma Thurman e altri, insomma. Quest'anno vi siete dovuti accontentare di dare i premi virtualmente. Beh, diciamo 2 anni, perché sono state 2 edizioni. Nella precedente, se ricordi, ero sempre io come presidente, sì. Però c'erano Spielberg e Diane infatti, Keaton l'anno precedente. Due anni. No, sì, perché era l'anno dopo, Uma Thurman e Tim Burton. Ah, giusto, quindi e Tim Burton e Cuaron. Sì, vabbè, proprio così. E il terzo anno, allora, ha avuto il suo fascino. Sicuramente sai che cosa ha avuto di interessante questo, diciamo, questo David virtuale, che ha portato la gente nelle case degli attori, dei protagonisti, con anche degli effetti divertenti ed emozionanti. Il bacio di Anna Ferzetti a Favino, la Carla Bruni che passa sullo sfondo di Valeria Bruni Tedeschi, la Jasmine Trinca con la figlia che entra in campo, eccetera. Era un modo quasi social, no? Quasi una visione più social della cosa. Certamente un premio significa anche un modo per tutto il mondo cinema e per tutti gli annessi, diciamo, del mondo cinema di incontrarsi, di festeggiarsi, di celebrarsi. L'assenza di pubblico, cioè l'assenza dei candidati in sala, l'assenza appunto del pubblico, quella la senti evidentemente, soprattutto poi la senti sugli ospiti internazionali che non puoi avere in modo virtuale, anche per ragioni di tempi. Io purtroppo devo condividere il discorso che ho sentito prima. Oggi non possiamo dire niente. Se io dovessi dire, noi addirittura nella data di oggi siamo prima degli Oscar, siamo il 13 aprile, diciamo virtualmente la data dei David. Oggi ogni giorno cambia la situazione, come sai, quindi è molto difficile immaginare se, guarda Sanremo, qual è il problema,
Ma è molto difficile immaginare come sarà la cerimonia. Noi ci stiamo ovviamente pensando adesso dalla mattina alla sera per cercare di capire come ovviare, perché è chiaro che la seconda volta, la prima ha il suo fascino comunque anche sperimentale di resistenza, la seconda è più difficile se dovesse ricapitare tutta in modo digitale. Troveremo il modo, certamente il problema è l'incertezza costante. Condivido però l'altro intervento in cui si dice dobbiamo fare quello che si può fare, perché il mondo cinema, che ha, tutto il mondo ha sofferto enormemente, il mondo però dello showbiz è particolarmente colpito, no, su questo piano, beh, però dobbiamo dare l'esempio, cioè noi faremo quello che in quel momento la situazione sanitaria, la situazione del paese ci dirà di fare, e non potremo fare salti in avanti solo perché lo show must go on, dobbiamo farlo lo show must go on, ma con naturalmente con le regole che ci saranno in quel momento, che dovremo tra l'altro prevedere, perché la difficoltà è prevedere, come sai. Però ci faremo venire qualche idea, dai, in più. Ci Arianna, sei? cos'è che hai Ci sofferto di sono? più in questo periodo di forzato riposo, di lontananza dovuta da tutti i tuoi amici, da tutte le persone a te care? Insomma, è per un giovane frustrante, no? Vedersi privati della libertà di poter fare ciò che uno vuole, che ha il diritto di fare quando uno è così, appunto, giovane e talentuoso. Sì, Pascal, la cosa più diciamo, brutta è stata comunque la chiusura dei teatri, cinema, ovviamente tutto è dovuto a un'urgenza che in questo momento stiamo vivendo, però sicuramente noi giovani stiamo come tutti, però noi giovani in particolar modo credo stiamo soffrendo un po' di più perché ci stanno privando di tante cose e quindi dobbiamo un po' abituarci a questo nuovo modo di vivere, sperando che poi passi in fretta. Però, insomma, per fortuna i set, anche se con difficoltà, stanno andando avanti con tutti i tamponi e diciamo che bisogna stare attenti, soprattutto gli attori, diciamo che siamo molto attenti, ci tamponano sempre, quindi per fortuna i set non si sono bloccati. È ovvio che i cinema sono chiusi, i teatri anche, quindi è una situazione particolare, però speriamo che si risolvi il prima possibile, ecco. Joe, the images arriving from overseas are really apocalyptic. What's your feeling when you go around Los Angeles and you have this situation, which was incredible and is transforming Los Angeles from being the city of dream to be the city of nightmare? Yeah, it's very unfortunate, but it's I think if people just have to be smart and people have to be careful and have to be safe. I mean, fortunately, I know it's getting a lot of focus. They're talking about all that's happening. Unfortunately, much of it is happening in the poorer areas and people who have never had a who were handicapped to begin with. So in other words, you've got your homeless population, you've got people who just been financially were in trouble anyway and did not get proper health care. So I mean, it's just in a way it's all coming to a head now, and like I said, hopefully we're learning something from this, and we're about to enter a whole new political change in our country. America has been a great experiment anyway. I mean, you look at Italy. Italy is centuries and centuries old. This country is less than 300 years old, and so we still have
I think it's a noble experiment which we've been doing for the last 300 years of trying to bring all these kinds of people from around the world together and create this country. And there's going to be problems. And this one has been very magnified, I think, in many ways. And so we are called the United States, and I think we just have to be as united as we could possibly be now and do what we can to get past this. And we will. I mean, it's still, like I say, if people are just, I blame much of it on education. I think we just have to make sure that people are educated and understand what they need to do during a crisis such as what we are having now. Cheryl, beside the fact that we are unhappy to do the festival online, there is a good point that thousands and thousands of people, I would say 100,000, this is certified numbers coming from My Movies website, which belongs to the CEDI Group, the group of Espresso La Repubblica. So we have 100,000 people following the movies through the website, the Capri Movies. So it's an unbelievable number. This means that from now until the end of my days, we will have to move just for being an in-person festival, we have to have at the same time a digital festival. Guess that applied to be in competition for our contest, 1,600 little movies from 90 countries. Wow. Can you believe Capri Hollywood is so popular? Well, with you at the helm, absolutely. Well, I mean, Absolutely, it's because escape numbers. they're great numbers, and it's because of your passion and your exuberance and your love. And that's why it is where it is. You didn't fold because of the pandemic and the shutdowns. You kept going. That's you, Pascal. That's why it works. And it'll continue to work. And bravo on you. 100,000 plus people, that's magnificent. Bravo. Piera, insomma, è fondamentale oggi muoversi in due direzioni, assolutamente, no? Hai sentito i numeri? Gente che sta attaccata a My Movies a vedere i film. Mi senti? Sì, ora sì. Mi senti? Ok. Io credo sì. Intanto mi è piaciuto molto l'aggettivo exuberant usato nei tuoi confronti, al di là della passione, perché veramente è l'aggettivo che userei per te, esuberante, e l'esuberanza a volte porta dei risultati, vedi, straordinari. Perché c'è l'esuberanza, vuol dire anche resistere e sfondare le porte. E poi penso che sì, penso che sia molto, che tutto sarà in binario, in parallelo. Quasi tutto ormai dovremmo considerare le sale virtuosamente al lavoro con le piattaforme, dovremmo considerare i festival fisici e online, con una parte online. Credo che sarà in questo il nuovo mondo, se così vogliamo chiamarlo nuovo, non lo so. Non so ancora predire, però sicuramente c'è stato un salto mentale e tecnologico che abbiamo dovuto fare. Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite?
Mi sentite, signori? Un altro servizio adesso. Sì, adesso lo senti. Adesso lo senti. Vai, vai. Vi sento benissimo, se voi mi sentite e mi vedete anche, possiamo andare avanti. Sì. Sì, dunque, innanzitutto siamo felicissimi che questo esperimento che siamo costretti a fare quest'anno sta riuscendo benissimo. Oltre 100.000 persone si sono collegate su My Movies per accedere alle pagine e vedere i film che naturalmente offriamo gratuitamente. Poi c'è l'affetto di tutto il mondo dello spettacolo internazionale che si sta collegando con noi, con questo studio virtuale. Per amor di Capri, in questo momento insieme a me in diretta sui social media di Capri Hollywood ci sono da Los Angeles John Mantegna, l'ex presidente degli Oscar, Shelley Boone Isaac, c'è cioè la presidente dei Davide Donatello, Pilar de Tassis, un'attrice campana come Marianna Fontana. E insomma, quest'oggi, nei giorni scorsi, abbiamo avuto Paolo Sorrentino che ha omaggiato Antonio Capuano. Insomma, c'è veramente una solidarietà fortissima e quindi non si potrà più tornare indietro. Avremo contemporaneamente un festival che si svolgerà in forma fisica e un altro in chiave digitale. Ma guardate, parlare degli appuntamenti più belli, domani mattina c'è un tributo ad una leggenda del cinema, come Tony Renis, che è anche il nostro presidente onorario. Ma devo dirvi, in questi giorni è una sorpresa continua perché si è sparsa la voce che siamo in diretta online su YouTube, su Facebook, su Instagram, su tutti i social media e quindi ci raggiungono, ci chiamano, si fanno vivi per dare la propria parola. Pensate, alla vigilia del Festival per lanciare la manifestazione nel mondo mi sono arrivati ben 180 messaggi di artisti, anche quelli più sofisticati, da Forest Whitaker, che ricordava il suo Oscar vinto nel 2006, a Francesco De Gregori, da Zucchero ai registi Terry Gilliam, Bill House. Insomma, grazie mille. A voi, buon anno. Ok, sorry guys. Another thing was done. Carino. Scusate, io pensavo che li inquadrassi quando, perché non li inquadrati? Ah, va bene. Allora, so Sherry, sorry, so this was a very important promotion for us in Italy. So, what do you wish for 2021 for movie industry? We heard so many weird things because of this pandemic. We heard that theatrical will have a major damage in the future of cinema. I mean, Warner Brothers just sold all the rights for the movies to the HBO, and many many companies who owns theaters are failing. I mean, let's hope that this is not going to really keep going. Yes, on both sides of this coin of exhibition and distribution has been in major disruption.
No question about it. But we're talking about some very smart people who are putting their heads together and trying to figure out how to save their companies during this horrible pandemic. I think that we will come out of this strong, but probably different. I don't know if anybody can actually state exactly how things will change, but storytelling will not go away. I think there'll be much more of a compatibility, if you will, of watching movies and at home, as well as still wanting to go out to theaters and sharing the experience. We just don't know when it's going to happen, but everybody is working very, very hard to keep us afloat until this pandemic subsides. Okay, I've lost you. Yeah, I have too. We lost you. I heard that there is another lady joining us in the conversation. A lady actually won three Oscars already, if I'm not making a mistake. Is there Sandy Powell? I'm here. You're here, but show me where is Sandy Powell, I'm guys. here. Quando entra in video? Eccola, hello Sandy! Hi, you can see me now? How are you? I'm good, I'm well. Hello, everybody. Where are you now? Hello. Hello. Hi, hi. Hi. I'm in London at home. Oh, you are in London? Hi. Yes. Oh, so you won three Oscar already, no? Yes. So, which you have a few more movies this year coming, which you might be nominated? No, not this year. No, Ah, so there's bad. one. No. I'm sorry. So what's up? What's the matter with you? No movies to be nominated this year. I know. Well, no, I had to have a year off. Ah, because last year you had two movies, no? No, the year before last year I had The Irishman. Okay, the year before you had Not Mary yet this year. Poppins and And last year, you're right. Last year I had Mary Poppins and The Favourite. And then this year was The Irishman. yes. So, how does it feel in UK this situation in your business? Well, I mean, on one hand, the situation is horrible, but actually, the business is thriving in London. I mean, there are many films being made in London at the moment, many TV shows. So there's actually a lot of work, but it's not easy to do, obviously, under the conditions. So, but do you have time to read, to prepare other, I mean, did the business slow down a bit, or you just keep being busy as usual? No, it's well, I'm not sure. For me, it slowed down. I did do a job. I did do a film, a small film in the end of the summer. I did a film from August until November. And it was a very small film with a very small crew. And everybody gets tested three times a week. And we managed to do the whole film without anybody getting COVID and closing down, which was fantastic and unusual because so many of the other bigger films are having to close down for weeks at a time when one crew member or a couple of crew members contract the virus. But we managed okay. I mean, there are problems and everything takes longer, but we managed to do it, which was great. So, Sandy, there are few people, it's not the case of Joe Mantegna, who loves television, but there are few people who actually doesn't like to work for television movies. Right. Did you ever work for television productions, long series? No, so far I haven't. And in the past, I must admit, I probably agreed with Joe that I was very snobby about TV. I never wanted to design for something on well, it used to be when it was a small screen, I wanted to design for a big screen. But of course, now that
the nature of TV has changed a lot, and there are so many good series. I think doing a TV series is a good opportunity to develop character and develop story. So having in the past not wanted to do TV, I would be tempted to do it if the director was right and if the story was right and the production was right. So, you know, I'm sort of going back on my word, and yes, I would do TV now, because I think more people actually see TV than see movies now. Yes. So, Joe, you decided to focus mostly on television series since a long time. And now many people are following your decision to don't snob TV series. What made you think so highly before about this opportunity? Well, first of all, eventually everything winds up on television. And I look at, I in a way, I follow the young people. I look at my children, even. I look at my daughters, and I see how they seem to watch things under telephones, even. And I mean, it's changed. I mean, I grew up with in the golden days of the Technicolor and all that. It was wonderful. It's been great, but also part of it is the lifestyle. I've been very blessed. I've done movies all over the world, all over this planet, and have enjoyed the experiences. But the lifestyle of working with a group of people that I enjoy and doing something in the same, going home at night, living a normal lifestyle, doing a project that I like, has been great. And also, I think viewing habits of the world has changed. I mean, right now, when I started, television was little black and white little things. Now people have screen. I have a screen in my home that's bigger than many of the movie screens I used to go to, watch movies on. So it's a different landscape, and there used to be a real differentiation between movie stars and people from television. I look at the movie stars of today, most of your movie stars came from television. And so it's like, in a way, and I think England was always in the forefront of that. They never made that differentiation between actors who were in the theater or in television or in films. I mean, they pretty much, you did the work and wherever you could find it. So I love the movies. I've, as I said, been blessed to have done, had a wonderful career with film, and I hope to continue with that. But I make no differentiation with the work. I've done theater, I've done film, I've done television. I like it all. But right now, the lifestyle of working on a series and working with the same people, I enjoy that. That's what I used to do for a long time in theater when we had a theater company in Chicago, is, just do the work. And what venue it winds up being on, eventually it's all going to be, it's all going to be on some, it's getting more and more personal, especially with what we're going through now. Viewership is going to happen more in the home than it's going to be happening in theaters, at least for a while. Ecco, Piera, giorni fa un siparietto molto divertente qui su Capri Hollywood Digital tra il maestro Antonio Capuano e l'allievo Paolo Sorrentino. Capuano rimproverava Sorrentino di dedicarsi ogni tanto alla televisione e invece Sorrentino, come dire, sorridendo, accettava con suo malgrado il benevolo rimprovero di Capuano, perché lui appunto ha fatto molte già attività per i diversi device, non dico il piccolo schermo, perché De Laurentiis poc'anzi mi ha redarguito dicendomi non parlare solo di televisione, parla dei device in generale, perché oggi appunto i lavori vengono fruiti non soltanto attraverso la televisione, ma anche attraverso iPad, certo, telefonini e quant'altro. Quindi anche voi all'Accademia del Cinema Italiano vi state un po' ammodernando e prenderete in considerazione le serie televisive e gli attori che si dedicheranno a serie televisive, magari dalla forte vocazione internazionale. Questo potrebbe essere un'idea. Sì, potrebbe essere un'idea. Noi ci stiamo lavorando con il consiglio direttivo. Non abbiamo ancora aperto alle serie televisive, ma perché quest'anno abbiamo
dovuto fare già un'ulteriore rivoluzione, come sai. Abbiamo spostato l'iscrizione dei film che era normalmente, tradizionalmente al 31 dicembre, al 28 febbraio, per evidenti motivi che non sto a spiegare, con la pandemia, con le sale chiuse, con le uscite. E soprattutto abbiamo fatto in modo che tutti i film pensati per la sala, ma che non sono riusciti ad uscire in sala e che quindi sono andati in piattaforma, in VOD, SVOD, eccetera, nei vari in streaming, diciamo, sostanzialmente, vengano votati, abbiano accesso, cosa che è già un grosso strappo nella tradizione naturalmente del David, che è il cinema in sala, l'Accademia del Cinema Italiano ha ancora questo nome, questo titolo. Abbiamo, questo lo posso dire, già discusso della possibilità delle serie, che è molto però più complessa, come immagini, quando tu vai a creare giurie, a votare e a creare categorie. Quindi per il momento abbiamo fatto la prima, anzi la terza rivoluzione della serie, del mio mandato. Quest'anno, gioco forza, come del resto gli Oscar, hanno accesso tutti i film in streaming, purché abbiano un'origine cinematografica, che non siano nati per la televisione direttamente. Poi vedremo con le serie. Adesso abbiamo di fronte già un altro bell'anno impegnativo di riflessione, di idee, di strategia, e quindi poi penseremo anche questo, che in effetti è entrato nella discussione. Io poi penso che molte serie siano cinema. Ha ragione, però Capuano è bravo a sgridare Sorrentino, ma Capuano, che è un grandissimo autore, anche straordinario uomo, secondo me, molto, Molto sincero. però è molto sincero. Immagino, io non ho perso il siparietto, ma lo posso immaginare, Non ma lo puoi due rivedere personalità di questo tipo. su Facebook o su YouTube, veramente una Lo pagina vado a divertente. rivedere. Sì, te lo devi rivedere perché è veramente una chiacchierata proprio Perché divertente. comunque le serie oggi rappresentano un vivaio incredibile di storie, di diversity, di scrittura, di sceneggiatori. Quindi sono importantissime. Quelle di Sorrentino sono cinema e oltre il cinema. Quindi, insomma, diciamo che siamo in un mondo, in un momento in cui sperimentiamo davvero un grande cambiamento. L'importante è non essere, secondo me, nostalgici nella maniera sbagliata. L'importante è difendere il valore del cinema, di quello che è stato, eccetera, e capire qual è l'evoluzione. Non essere nostalgici, non attestarsi su cosa, cercare di stare all'ascolto, la cosa più importante. Oggi bisogna avere visione. Per superare tutto questo bisogna essere un po' intrepidi, avere un po' di visione e sperimentare tutto. E ricordo anche, poi mi sgrideranno per questa cosa sulle serie, però che le serie danno veramente molto lavoro, danno veramente molto lavoro a tutti i comparti del cinema. Quindi, insomma, è importante. Marianna è appena stata protagonista di Romulus, una bellissima serie, secondo me, dove lei era straordinaria. Credo che siano anche luoghi di sperimentazione. Marianna, tu mi sa che Matteo Rovere ci ha fatto amicizia a Capri lo scorso anno? No, in realtà io Sì. già lo conoscevo Ah no, perché perché appunto esigevo un c'eravamo caffè in incontrati. tal caso, eh? No, lo Marianna, conoscevo prima. Sì, poi ci siamo tu incontrati devi a Los sempre Angeles, dire tra sì l'altro. a Pascal. Sì, allora Pascal l'ho incontrato Senti, com'è a Capri. stata com'è la diversità di impegnarsi per una serie televisiva come Romulus? No, cara, la diversità, la differenza di dedicarsi ad una serie televisiva come Romulus è un che immagino abbia tempi diversi, no? Beh, sì, a un certo punto ti sei bloccato, però penso di aver capito la domanda. Beh, la differenza Vai. sicuramente è,
C'è tanta differenza perché comunque la lavorazione su una serie televisiva richiede più, diciamo, sono più mesi di lavorazione. In questo caso Romulus è stata una serie un po' particolare, ha richiesto comunque tanto allenamento fisico col proto-latino, quindi i tempi sono diversi, però anche con Matteo, insomma, è stato tutto molto cinematografico, anche, insomma, le riprese, il tempo che dedicavamo ad ogni scena. Quindi comunque anche se è stata una serie molto lunga, però abbiamo lavorato come se fosse cinema, quindi non ho notato tanta differenza se non con le tempistiche proprio di lavorazione. Bene, sentite, vorrei farvi fare a tutti, I would like to make you free to go before. Che succede? Non ti sentiamo. One Io mi sono second only, bloccata. eh? I think there is a problem on my microphone. One second. C'è problemi? Sì, Yeah. one second. Un minuto. La batteria si è rosso. Adesso è accelerato. Mi senti? Sì, anch'io lo sento accelerato, tipo. Sì, sembra Mi sentite Ridolini. adesso? Adesso normale, Sentite? prima accelerato, era No, mi sento bellissimo. male, ragazzi. No. Ok. No, è la banda che ogni tanto si Sembra sistema, di mi perfetto, ce l'ha dato Pupi avanti. Puoi immaginare un omone come Pupi che parlava con la voce di Paperino. Era una cosa sì. incredibile. No, senti, Cheryl, I wanna make you free guy because you are prisoners since a long time now already. So, la Thank you. last question. So, what do you wish for the cinema industry for 2021? Lo stai chiedendo? A Cheryl, can you me? Cheryl l'abbiamo persa? Però non mi sente forse. Can you hear me? Yes, now I can hear you. Oh yes, I wish prosperity, I wish joy, happiness. I want us to return to the business we love. That's what I wish for mostly. Okay, and you? Joe Mantegna? Yes, I think that was a perfect answer. I mean, cinema has been around for many, many years. We're going through a difficult time now, but we have to reinvent ourselves, adjust ourselves, move forward. It'll be a little different, but it's not going to go away. People love the fantasy of going to the movies and seeing people tell stories, and that will never stop. And you, Sandy, what do you wish for 2021? Absolutely the same thing. I think it's like the Depression era, like in the 20s and the 30s when everything was terrible. It was the movies that kept everybody happy and alive. And there were many made. And I think we have to continue to do that because people need entertaining. So I think it's important to keep going. And I think we all absolutely intend to do that. Piera, tu cosa ti auguri per il 2021? Per il Guarda, io mi nostro auguro. ambiente. Io auguro tanto lavoro e tante storie. Sono convinta che abbiamo bisogno di storie e di immagini. Sono convinta che, come hanno già detto, il cinema doveva finire con il sonoro, poi doveva finire con la fine degli studios, poi è arrivata la televisione, doveva finire lì, poi con il DVD, poi alla fine con lo streaming. Vedi se c'è ancora qua, è arrivato il virus, ecco, questo era, diciamo, inatteso. Però io credo che quello che è il cinema, la necessità di racconto, di storie, di immaginazione, tornerà, resterà. Ci sarà diverso, certamente, ma ci siamo e ci saremo. Marianna, tu? Anch'io, diciamo che mi collego al discorso di Piera. Spero che questa situazione passi in fretta e che nel 2021 sarà un anno pieno di cinema, di tante, tante cose belle, ecco. Grazie mille a Shelley Bunaisac, Piera De Tassis, Joe Mantegna, la 3 volte premio Oscar, Sandy Powell e alla affascinante e talentuosissima Marianna Fontana. Grazie a voi, noi ci vediamo tra brevissimo. Happy New Year, guys! Happy New Ciao, Year! grazie Pascal.